Il secondo libro del Pentateuco è quello dell'Esodo. Il titolo del libro, Esodo, dice già di che cosa si parla. È l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto ed è il tragitto verso la terra promessa. È quella terra di Canaan, dove abitavano i Cananiti, appunto, luogo bellissimo dove si diceva scorre latte e miele. Quindi in questo libro c'è tutto l'Esodo? Beh, in realtà no, non è solo qui. Questa è una parte del racconto, che poi viene completato dagli altri libri del Pentateuco, ciascuno dei quali narra qualcosa di questi 40 anni che hanno impiegato per arrivare nella terra promessa. E da dove comincia l'Esodo? Inizia dall'Egitto. Giuseppe, come avevamo detto proprio concludendo il libro della Genesi, era stato venduto dai fratelli che erano gelosi, era l'ultimo nato, poi nascerà anche Beniamino, ma loro erano gelosi e lo vendono a dei mercanti che passano mentre sono fuori dalla casa paterna e poi dicono al papà che è morto e va a finire in Egitto. Lì diventerà importante e salverà dalla carestia i suoi fratelli venuti in Egitto per cercare da mangiare perché c'era questa grande carestia nella terra di Canaan. Poi loro si stanziano, i fratelli e la sua famiglia in Egitto e diventano un popolo numeroso. Viene poi però ridotto in schiavitù questo popolo, comincia a lavorare per il faraone. A un certo punto il faraone ha paura che diventino talmente tanti, numerosi, che poi prendano il posto, diciamo, degli egiziani e allora decide di far eliminare tutti i neonati maschi. Alcune levatrici, due vengono citate, Sinfra e Pua, utilizzano uno stratagemma e dicono al faraone che non possono farlo perché quando arrivano le donne ebree hanno già partorito, non fanno in tempo a fare quello che il faraone ha chiesto loro. Faraone per un po' accetta questa scusa, poi però dà loro l'ordine di buttarli nel nido, nel Nilo, i neonati. La mamma di Mosè lo salva mettendolo in questa cesta che poi naviga e arriva alla figlia del faraone che sta facendo il bagno e lei lo adotta e così Mosè vive a palazzo. Da adulto poi però, mentre salva un ebreo che è maltrattato, uccide per questo l'egiziano che lo maltratta e così da ricercato deve scappare. E poi che cosa successe? Beh, Mosè si reca, proprio perché sta scappando, al Monte Sinai, dove lì nelle vicinanze oggi sorge il noto monastero di Santa Caterina e lì incontra il Signore che nel roveto ardente, il cespuglio che arde e non si consuma, riceve il mandato di liberare il popolo dalla schiavitù e con Aronne torna in Egitto. In Egitto poi si scontra, lo sai, con tutto, ripetutamente col faraone, col popolo che rifiutava di lasciar partire il popolo di Israele. E il faraone, solo dopo aver subito le grandi 10 prove, le piaghe d'Egitto vengono denominate, l'ultima delle quali è la terribile morte dei primogeniti, tutti i primogeniti egiziani. E solo a quel punto il faraone appunto concede loro di andare, anzi li scaccia. Li scaccia, poi però si pente perché a un certo punto forse si accorge che stava perdendo la forza lavoro. Allora li insegue per riportarli indietro, ma ormai è tardi. La vicenda appunto dice che il popolo attraverserà il Mar Rosso sull'asciutto, mentre l'esercito egiziano verrà travolto dal mare che tornò al suo posto mentre passava l'esercito. La storia finisce lì a quel punto? No, non è che finisce, anzi, è proprio dopo il passaggio del mare inizia la vera storia della salvezza, perché il popolo vagherà per 40 anni nel deserto fino al Monte Sinai. Monte Sinai, quello dove appunto era stato Mosè, aveva ricevuto la chiamata, un viaggio fatto di battaglie e peripezie, non un viaggio così facile, non è viaggio turistico. Incontreranno una serie di popoli che non li lasceranno passare tanto facilmente, quindi dovranno fare delle belle battaglie appunto, ma fatto anche di proteste, di guerre, di proteste nei confronti del Signore quando scarseggiava l'acqua, quando mancava la carne, il pane, fatto di gelosie, di discussioni, 40 anni di esercizio
Sono stati 40 anni di esercizio per imparare la condivisione e costruire anche la loro identità di popolo. Un'unione che impareranno a difendere da minacce e anche a non contaminare con le abitudini di altri popoli e quindi perdere così il contatto con Dio. Credo di ricordare uno di questi momenti, forse le tavole della legge. Sì, preciso, ricordi bene. Una delle vicende più note e importanti, uno dei centri di questo viaggio. Mosè sale sul monte Sinai per incontrare il Signore e il popolo, non vedendolo più tornare, è stato parecchio sul monte, pensa che sia morto e decide di costruirsi un nuovo Dio, un vitello fatto con l'oro, raccolto tra il popolo. Poi lo fondono, lo modellano, Aronne fa questo e diventa lui questo nuovo condottiero del popolo. Però in quel momento arriva Mosè con le tavole della legge e le scaglia sul popolo che è in festa, quelle tavole che dovevano essere incise dal Signore. Allora, e non si ferma qui, ma dopo aver polverizzato il vitello d'oro, lo diluisce nell'acqua e costringe il popolo a bere l'acqua, quindi fa questo come ritorsione un po' nei confronti del popolo. Poi tornerà sul monte per intercedere per il popolo e davanti per dire a Dio che sia un popolo dalla dura cervice, ma merita di essere ancora perdonato. In seguito arriverà con delle nuove tavole. Perché è una delle vicende più importanti questa? Perché si definisce qui l'alleanza tra Dio e il popolo. È un accordo che sarà accettato da entrambe le parti. È un'alleanza iniziata con Abramo che non doveva più essere sciolta. Una scelta reciproca, un'alleanza resa visibile per esempio dall'arca che trasporteranno mentre camminano per questi 40 anni nel deserto. Ed è custodita nell'arca, appunto, nella tenda del convegno. È un'alleanza che anche noi oggi siamo chiamati a rinnovare, ma questi saranno temi sui quali avremo modo di riflettere.